Giuseppe De Maria, buongiorno. Buongiorno a te, grazie per avermi invitato. Ma Grazie grazie a al te, CPA soprattutto. grazie al CPA, assolutamente sì. Io volevo congratularmi con te da subito per la grande professionalità che hai e per le trasmissioni che offri, diciamo anche abbastanza a rotta di collo al popolo dei cacciatori. Cerchiamo di fare del nostro meglio per tenere informato questo popolo, come l'hai definito tu. Perché è un po' la nostra passione. Noi siamo, sia io che il mio socio Roberto Frassine, siamo cacciatori e quindi ci pareva giusto, visto il lavoro che facciamo, fare dell'informazione e mantenerla costantemente aggiornata. Certo, allora intanto ti presento per chi non ti conoscesse, che sembra un po' blasfemo dirlo, però lo Ma mi facciamo lo trovi un stesso. po' in imbarazzo essere io che produco, faccio interviste, questa volta mi trovo sul fronte opposto. Ma guarda che questo succede anche a me perché facciamo lo stesso lavoro e quando mi intervistano, a me spesso e volentieri viene diciamo, distinto fare delle domande, poi dopo dico no, sei dall'altra parte, quindi Esatto. oggi tocca a te, dai. Sì, Allora, infatti. senti, sei giornalista, blogger, sei di Brescia, conduttore di Sì. trasmissioni televisivi che sono dedicate alla caccia e all'ambiente, come dicevamo prima. Esatto. Tu però hai fatto delle collaborazioni anche, sei stato direttore di testata del Grande Fiume, hai collaborato con numerose testate, tra le quali anche la Gazzetta dello Sport. Sì, esatto, perché io nasco come giornalista sportivo prevalentemente, ancora ai tempi lontani della radio, dopodiché c'è stato il passaggio alla televisione seguendo lo sport. Collaborazioni con televisioni, giornali, quotidiani e altre riviste, poi l'introduzione in una redazione giornalistica con Rete Brescia, RTB, che adesso non c'è più, e fino a diventarne per 6 anni il direttore di testata. Poi nel 2023 invece ho abbandonato questa strada per dedicarmi un po', avendo conosciuto Roberto Frassine, a questa passione. Abbiamo acquistato degli spazi televisivi e fondato appunto RB Media, dando vita poi al progetto di Caccia dintorni. Progetto che è andato avanti fra mille problemi, perché sai, devi trovarti gli sponsor, trovare le televisioni, trovare la copertura economica per venirne a capo, perché non ti mandano in onda gratis. E siamo arrivati però fino ai tempi di oggi. Poi nel 2011 il nostro sito internet. E poi social, insomma, abbiamo cercato di crescere un po' alla volta, collaborando, dando anche del materiale ad altre testate video, compreso anche Sky, cioè ogni tanto ci chiedeva del materiale, glielo davamo. E la nostra attività è proseguita comprando attrezzature, mettendo in piedi un centro di post-produzione televisiva, piccolo se vuoi, ma funzionante e tuttora operativo. E beh, avete fatto un gran lavoro, eh? Sì, adesso siamo in onda, produciamo questa trasmissione televisiva Caccia dintorni che va in onda settimanalmente su tutta la Lombardia, su due emittenti diverse, più Valli TV, canale 83 e Antenna 2 che è il canale 84, una va in onda il mercoledì sera alle 8 e l'altra il sabato sera alle 8, poi ci sono le varie repliche. Abbiamo aggiunto Orobie Web TV, che è una TV web che ci sta dando parecchio riscontro. Lì la messa in onda è a rotazione, abbiamo dei giorni fissi chiaramente, ma poi le repliche sono tante e c'è ottimo riscontro proprio da questi canali web, dove appunto la gente, non, tra l'altro non c'è un abbonamento da pagare, per cui uno la può vedere liberamente. Ma Vivono di senti sponsor. Giuseppe, guarda, ti faccio una domanda che noi sappiamo bene la risposta, ma secondo te tutti quelli che poi vedono i contenuti hanno una vaga idea del lavoro che ci sia dietro? No, Perché no. detto così, come l'hai detto tu, e io lo so bene, è una sciocchezza. Sì, sai, faccio questo, prova a dire il lavoro che c'è dietro. No, non se ne rendono conto, tanto è vero che a volte noi usciamo a fare i nostri video finché siamo qui per dire sul terreno lombardo oppure grazie a qualche sponsor andiamo un po' oltre.
se ci chiedono, ma beh, perché non venite a riprendere la gara di cani che facciamo in Sicilia? Allora dobbiamo chiedergli un contributo. Ma come chiedete il contributo? Purtroppo, cioè, non viviamo di aria, il Vengo viaggio, gratis. Dai. quantomeno i costi dovete sostenerli. Poi per il resto, no, durante la stagione usciamo liberamente, se siamo qui a due passi, servono anche a noi i contenuti. No, certo. Visto che hai introdotto un argomento che a me sta particolarmente a cuore, che è il marketing, hai parlato di sponsor. Allora, dopo poi parliamo anche della Fiera di Verona dove ci siamo visti, ma gli sponsor, oggi, come mai sono così recalcitranti a, diciamo, sostenere la caccia? O meglio, argomento che è stato già sviscerato più volte anche in fiera, dove ci siamo visti un po' tutti, è stato come mai i produttori della filiera caccia, non solo armi, ma armi, mangimi, percami, insomma, mettiamoci dentro tutto, partecipano così poco alla vita sociale della caccia. Perché la sponsorizzano così poco? Ma guarda, questa domanda me la sono posta anch'io, pur dicendo che nel corso degli anni abbiamo comunque mantenuto la stessa quantità di sponsorizzazioni, pur cambiandole alcune. Molti armieri del settore ti dicono: ma noi esportiamo, andiamo in America, quindi il mercato italiano non ci interessa. Ma in realtà temo che dietro questa politica ci sia il cosiddetto politicamente corretto. Parliamo di caccia, ma fino a un certo punto. Quando arriviamo al numero due, fermiamoci e non andiamo oltre, perché se no andiamo a toccare, a ledere la dignità di qualcuno. E vedi che si parla sempre poi, anche nell'uso dei termini, la pratica venatoria, cioè, parli di pratica venatoria, non di caccia, si tende appunto a cambiare. Io penso che alla fine, soprattutto i grandi, non vogliono entrare in questo discorso per una questione loro di politica interna, ma anche per farci vedere che parlano soprattutto, non so, di fucili, di tiro e così via, ma non di caccia pura, ecco. Penso che sia quello il motivo principale. Insomma, un po' la paura o lo spauracchio degli animalisti? Sì, ma anche fra noi cacciatori stessi, perché noi siamo abituati a parlare di caccia liberamente sui nostri canali e così via. Quando ti trovi in pubblico, e mi è capitato in più di un'occasione dove ci sono altri cacciatori che ti chiedono: ma tu cosa fai? Cioè, io vado a caccia. E altri invece che dicono: ah sì, ma adesso mi piace la natura, amo gli animali, la biodiversità. Hanno quasi paura a dire che sono Vero. cacciatori. Vero, ma comunque è vero perché anch'io quando scrivo articoli cerco sempre di infilare dentro la parola attività venatoria, prelievo, etico, hai capito? Cioè dire la parola caccia, ecco, ormai ci hanno talmente tanto manipolato Esatto, che abbiamo questo senso di colpa che andrebbe un po' sconfitto. Suggerisco una seduta, hai capito, collettiva dell'analista per farci dire che invece siamo a posto. Torniamo a noi. Caccia dintorni, come nasce? nasce nel 2003, grazie all'incontro. Allora, nasce prima di tutto perché ero in televisione e c'era l'assessore alla provincia, c'erano ancora le province, che era un cacciatore. Eravamo anche parecchio amici, lui ci commissionava dei servizi a pagamento con la provincia, e un giorno gli dico: ma assessore, lei va a caccia, perché non mettiamo in piedi una rubrica di caccia? Bella idea, mi dice. E da lì è nato tutto il discorso. Siamo nati come Pianeta Caccia, poi c'è stato l'incontro, come ti dicevo, con Roberto Frassine. Abbiamo cercato di dare un taglio completamente diverso, perché prima si seguiva l'assessore ed era prevalentemente a cena e a pranzo. Di caccia ne facevi vedere molto poca. Erano cosiddetti gettoni di presenza per lui, ma a noi volevamo qualcosa in più, e abbiamo dato vita poi a Caccia Dintorni. Nasce appunto dall'unione di due cacciatori che lavoravano nella stessa emittente televisiva e che hanno voluto fare qualcosa di più. Senti, che numeri fate, se è concesso, eh? Guarda, allora, c'è stato un momento
in cui si andava veramente forte in televisione quando avevamo una copertura nazionale rilevata anche dall'Auditel, che non so neanche ora se esiste più l'Auditel. Facevamo circa 80-90 mila visualizzazioni a puntata, che erano bei numeri. Adesso chiaramente sono calati perché il bacino d'utenza è ridotto alla sola Lombardia, cioè penso che siamo comunque su intorno alle 10 mila visualizzazioni a puntata, questo quanto ci viene riferito dall'emittente. Mentre su YouTube, il discorso dal quale io punto molto e credo molto, abbiamo raggiunto 28 milioni di visualizzazioni dei nostri video per circa 6 milioni e mezzo di ripetizioni. Adesso il termine esatto non lo ricordo. Condivisioni. Cioè, sì, esatto. Ma 28 milioni e mezzo di visualizzazioni dei nostri video su YouTube, questo è un dato impressionante, tanto è vero che recentemente ci ha fatto i complimenti anche Beretta quando abbiamo incontrato per una battuta a caccia che abbiamo fatto qualche anno fa, 6-7 anni fa, che ormai ha fatto 3 milioni di visualizzazioni solo quella, ecco. E continuano a vederla. Tanta roba. Ma secondo te, senti, che cosa è vincente nel nostro mondo? Di più una trasmissione di informazione come puoi fare tu, nel mio piccolo come posso fare io, oppure è molto buca, diciamo, molto di più una battuta di caccia? Allora, la battuta di caccia piace sempre. Recentemente piace sempre, questo te lo posso assicurare. Una battuta magari anche un po' particolare. Recentemente noi abbiamo cioè, realizzato un video con una prova di lavoro con dei cani da cerca senza sparo su minilepre. Immagini molto belle, vedi il selvatico che scappa da tutte le parti, vedi il lavoro dei cani. Ma manca lo sparo e quindi questo video non sta facendo le visualizzazioni che avrebbe fatto con l'abbattimento, ecco. Quindi quando c'è l'abbattimento è fatto bene e le visualizzazioni salgono sicuramente. Insomma, era interessante saperlo perché ci siamo chiesti in molti quale sia, diciamo, la via migliore per poter raggiungere un target, tanto per rimanere in tema. D'altra parte non dobbiamo vergognarci, parliamo di caccia, No, eh. no, no, assolutamente, assolutamente. Però la domanda era anche come fare a raggiungere i giovani, cioè non necessariamente i giovani, ma Scusa, i ti non faccio un esempio cacciatori. pratico. Anni fa abbiamo collaborato con un'emittente bresciana, forse la prima emittente bresciana per copertura e per nomea. A un certo punto ci dicono: guardate, la vostra trasmissione va molto bene, è molto seguita e lo sappiamo, però dobbiamo spostarla non alle 8, ma andare in onda alle 11 la sera. Oppure, se volete rimanere intorno in fascia 8-9, dovete togliere gli abbattimenti. Io gli ho risposto: signori miei, voi fate vedere le partite di calcio del Brescia? Sì. Bene, allora quando c'è il calcio di rigore, cosa fate? Vedere, appoggiamo la palla al centro, sul dischetto e poi si ricomincia dal centro? Cioè non mi fate vedere il rigore, no. Abbiamo cambiato emittente. No, certo. Purtroppo bisogna fare i conti con queste cose perché insomma è dura da digerire. Senti, noi ci siamo visti all'EOS, abbiamo avuto una partecipazione di 40.000 visitatori, no? E non credo che siano venuti a fare la passeggiata visto anche il conquibus che veniva chiesto come contributo al biglietto. Quindi la domanda è: come mai siamo in calo di 200.000 cacciatori in meno di 10 anni quando ci sono delle nazioni, vedi Germania, Finlandia, insomma del nord-est dell'Europa, che sono invece in incremento e alcune in incremento importante? Beh, questo hai ragione, molte nazioni stanno incrementando la presenza di cacciatori. Noi in Italia dal 2011 siamo in netta sofferenza con le leggi e i paletti che ci hanno messo. Ogni anno ne inventano una. Stanno cercando di circoscriverci nelle piccole riserve come se fossimo gli indiani Sioux e a un certo punto chiaramente ti passa la passione. Non c'è questo ricambio generazionale, non è mai stata fatta una politica da parte delle associazioni
almeno la maggioranza delle situazioni di divulgazione anche a livello giovanile, a livello scolastico. Non è mai stata fatta una formazione se non proprio negli ultimi anni, forse hanno recepito questo discorso ed hanno cominciato a cambiare l'atteggiamento. Io dico sempre che poi c'è un problema di comunicazione. La comunicazione gioca anche un ruolo fondamentale in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Una comunicazione ufficiale e corretta è essenziale per garantire le informazioni che vengono trasmesse in modo chiaro e anche comprensibile, evitando malintesi fraintendimenti che potrebbero poi compromettere le relazioni professionali e sociali. Nella caccia questa comunicazione non è mai stata fatta ed ecco perché io credo che si sia perso così tanto terreno proprio negli ultimi anni. Colpa sempre delle aziende, dei produttori, cioè chi genera il denaro che è attaccato alla fase caccia, oppure colpa dei cacciatori e anche dei comunicatori, quindi giornali, blog, YouTuber, chi ne ha più ne metta? Ma guarda, l'avvento dei social intanto ha prodotto tanta confusione e tutti si sentono autorizzati ad esprimere pareri e giudizi senza filtri. La comunicazione corretta sul tema della caccia è estremamente importante oggi, per una serie di motivi. Innanzitutto la caccia è un argomento controverso e sensibile che spesso genera opinioni forti e contrastanti. Una comunicazione corretta può aiutare a promuovere il rispetto reciproco tra le diverse fazioni e favorire il di dialogo costruttivo che conduca anche a soluzioni condivise. Oggi purtroppo questo non avviene. Si parla tanto di fare cioè di stare uniti, di fare comunicazione, tutti da una parte, poi vai sui social e ti trovi di tutto. Qui si genera confusione, nascono le fake, chi ci aggiunge mezza parola, chi la toglie, non si capisce più niente. Un po' è questo il problema. Beh, sai, comunque bisogna dire una cosa che, visti anche i numeri che citavi tu, se non ci fosse stato YouTube piuttosto che i vari social, beh, diciamo che tante cartucce sarebbero rimaste in saccoccia e non sarebbero state sparate e non avrebbero generato informazione e probabilmente anche qualche adesione di nuovi cacciatori. Sicuramente questo è vero quello che stai dicendo, però proprio sui social che vengono pubblicate magari il primo giorno di caccia, dove vedi due cacciatori con due cani e ti fanno vedere cinque lepri abbattute, capisci che si sta andando contro quelle che sono le regole della caccia. Dopo è chiaro che qualcuno se la prende. Io credo che bisogna rispettare le regole quando si va a caccia. Bisogna rispettare le leggi che ci sono. Assolutamente. Altrettanto, i cacciatori chiedono rispetto, per essere tutelati in un altro modo. Cioè, sappiamo benissimo le stagioni come sono, con gli innumerevoli controlli che esistono. Ecco. Certo, senti, ritorniamo all'EOS. Che indicazioni hai preso? Tu, cioè, qual è stato quando è finita la kermesse? Che cosa ti è rimasto? Nel senso, un bilancio positivo, negativo? Come l'hai vista tu? Allora, io avevo precedentemente fatto una diretta con Patrizio Carotta, che era il direttore generale, l'inventore di EOS, il patron. E aveva spiegato determinate cose, ci sarebbero stati più produttori presenti, il che è stato anche vero. Di fatto c'è stato questo problema agli ingressi, che ha rallentato È tutti, stato gente certo. che era in coda dalle 8:30 è riuscita a entrare alle 11:00. Esattamente non ho capito perché sia successo. Dopo EOS è comunque una fiera molto bella, un appuntamento che in tanti seguono. Io credo che i numeri che abbiano dato siano veritieri, che corrispondono al vero, quasi 40.000 persone distribuite sui 3 giorni. Poi di grandi novità non ne ho viste per la verità, perché poi sai c'è l'IVA successivamente e le grandi aziende armiere tendono a spostare all'IVA le primizie dell'anno, ma rimane comunque un appuntamento che non va perso, che non va sottovalutato. Ho sentito poi comunque che ci sono anche dei costi per gli espositori abbastanza alti, ma questo è un altro discorso che
non saprei cosa dire, perché non ho mai organizzato una fiera, per cui non so a quali costi uno possa andare incontro. Beh, senti, ascolta, invece noi come associazione ci siamo, diciamo, trovati un po' spiazzati per il fatto che hanno messo tutte le associazioni in un padiglione, tutte nella stessa zona, e questo secondo me A anche pochettizzare la situazione così, eh. è, cioè, o vieni a trovarmi perché hai bisogno di un'informazione, vuoi chiedere, non so, un qualsiasi cosa di che sia da legale alla costo della tessera, oppure diciamo che girare il nostro padiglione era abbastanza noioso, nel senso che trovi tutte le associazioni, ok? Se invece tu smisti un po' in tutti i padiglioni della fiera di Erano tanto. quattro, li potevi distribuire. Vabbè, certo, non vai in Esatto. quello della pesca o della No, nautica, però cioè, ovvio. due da una parte, due dall'altra si poteva fare e avrebbero sortito un effetto completamente diverso. Su questo hai pienamente ragione. Cioè, tutte là Assolutamente. ammucchiate nello stesso modo non va bene. Cioè, mancava un po' il colore, hai capito? Mancava il sapore della partecipazione di un mondo differente, però omogeneo. Così è stato un po' così, insomma, non mi è Sì, poi piaciuto. sappiamo anche che in queste occasioni, visto come erano, i cacciatori, la gente, gli appassionati si fermano dove ti offrono magari il biscottino o il bicchiere di vino più saporito, e quindi Esatto. manca qualcosa, è mancato in questo e forse bisognerà suggerirlo agli organizzatori per il futuro. Sì, noi ci abbiamo già pensato. Assolutamente. Senti, com'è cambiata la caccia, diciamo, negli ultimi 20 anni e qual è la tua visione sul futuro della stessa? È cambiata tantissimo perché intanto è cambiato l'aspetto, l'habitat, con un'agricoltura molto intensa, molte specie nel corso degli anni sono venute a mancare, altre si sono sviluppate. Adesso pare che ci sia un ritorno. Poi c'è stato comunque le situazioni agrosilvopastorali completamente cambiate, l'urbanizzazione che ha mangiato terreno da tutte le parti, soprattutto qui in Lombardia o in Piemonte, ma anche in Veneto, cioè al nord intendo dire. La caccia è cambiata anche proprio per questo, per gli aspetti climatici. C'è stato ora va ridisegnata, è giunto il momento finalmente di ridisegnarla, ma non con qualche modifica. La 157, a mio parere, va rivista quasi in toto, perché altrimenti non ha senso cambiare 3-4 cose per accontentare uno, accontentare l'altro. Qui bisogna ripensare, rimodulare tutto per andare incontro ad una biodiversità che è completamente diversa. Ma anche perché voglio dire, è una legge talmente tanto vecchia che Sì, va è superata ormai. radicalmente, è superata, va radicalmente rivista, va ricostruita tutta perché non è più, cioè non è più al passo coi tempi. No. Io capisco che non sia facile, che sia un cammino tutto in salita da Sì. fare, ma qualcuno deve prendersi la briga di farlo, visto che poi ogni anno ormai andiamo incontro a elezioni di qua o a elezioni di là e che ti vengono a strattonare per la giacchetta, caro amico cacciatore, guarda qui, guarda là, e invece se devi far qualcosa lo devi fare adesso, perché altrimenti è troppo tardi. Se fai qualcosa adesso, guardando al futuro, credo che ci siano ancora delle possibilità. Spero che i giovani possano comunque riavvicinarsi e non solo grazie al fatto che il papà, il nonno, lo zio vanno a caccia, ma proprio per una questione completamente diversa, magari anche attraverso la scuola. La vedo dura da questo punto di Difficile, vista, ma potrebbe essere difficile. difficile, sì. Io penso che se non si fa qualcosa adesso, se non c'è un cambiamento radicale, ma anche tra voi, il mondo associativo, qualcosa di diverso, il futuro non sia molto nebbioso, ecco. Ma sai, su quello che può essere il fattore associativo è difficoltoso perché comunque tu vai a cercare di acquistare dei nuovi adepti in fasce di età che sono state colpite molto da quello che è stato il cartone animato di Nemo, il cartone animato, hai capito, dello squalo che diventa vegano. Sì.
Cioè, dopodiché il problema, vedi, è sempre di fondo, è sempre poi quello, cioè l'ipocrisia, no? Cioè, tu vai al supermercato, il bambino va al supermercato e pensa che il pollo spiumato e pulito nasca dentro nel banco frigorifero del supermercato. Lì e te lo presentino con questa bella vaschetta di polistirolo, ma devi anche pensare che per arrivare lì qualcuno il lavoro sporco l'ha fatto alle Fatto, spalle. hai capito? L'ha accoppato sto pollo, come ha Sì. accoppato il E coniglio, la faraona, il cinghiale, il vitello, il manzo, e ti lì è che ci piace si di rende credibili. Poi tu hai accennato il discorso delle associazioni. Le associazioni, oggi come oggi, sono ancora divise tra associazioni di serie A e associazioni di serie B, ma siamo nel 2024, questa è una situazione ridicola, cioè associazioni di serie A e di serie La domanda che arrivava dopo era la frammentazione. B. Sì. Sembra che poi c'è, più si va avanti, più nascano nuove associazioni, le frammentazioni si diventino ancora più importanti. Secondo te una, diciamo, medicina per far sì che tutte le associazioni convergano almeno su qualche punto, che sia di comune accordo? Allora, la medicina in questo momento che vedo è una cabina di regia allargata a tutte le associazioni, ma con l'intento chiaro e limpido e trasparente di essere tutte coinvolte e decidere tutte insieme una volta per tutte cosa fare, perché se no c'è sempre quella che corre in avanti, quell'altra che incontra il ministro, quell'altra il sottosegretario. Di così non si va fuori, non si arriva da nessuna parte. Noi abbiamo la necessità di ispirarci. Ogni associazione deve mantenere la propria identità, chiaramente, ma ispirarci un po' al mondo francese, dove i cacciatori contano ancora qualcosa. Certo, secondo te quindi sarebbe auspicabile quantomeno che venisse fatta una sorta di super partes, un collegio super partes che Sì, raccolga esatto. Cioè che raccolga tutte le associazioni senza nessuna distinzione, che se ci sono dei fondi che le associazioni riconosciute prendono dallo Stato, vengono messi a disposizione di tutti per agire, per fare campagne di sensibilizzazione, per fare una comunicazione univoca, corretta, per combattere tutti quei ricorsi al TAR che vengono fatti, dovendo poi sobbarcarci anche de delle spese, no? Cioè, a questo Certo. punto, sì, è lì dove bisogna intervenire e la soluzione potrebbe essere solo questa, senza divisioni però, senza divisioni e senza guardare, ma chi fa il presidente, lo fai tu o lo faccio io? No, il presidente, cioè, magari lo si fa tu, non so, ma quello non è il problema quello. Certo. E purtroppo abbiamo un po' un vizio italiano, non solo del mondo della caccia, ma direi in generale dove l'orticello, hai capito, si cura quello. E al di là di quello non si vede. È un peccato perché chiaramente divide e t'impera, il No, detto. altrimenti le associazioni sono ridotte al ruolo di venditrici di assicurazioni e è finita lì. Ma non è questo, sono dei sindacati, devono diventare, I per usare una sindacati, sì. parola forte, una lobby vera, cioè come fanno È in vero, Francia. è vero, è vero, assolutamente. Senti, cambiando completamente argomento, no? Allora, io ho incontrato diversi biologi, alcuni veterinari, e quando ho fatto la domanda sugli stock, mi hanno detto che non siamo poi così in sofferenza come un'altra cosa viene dipinta spesso e volentieri, dove non c'è più un uccellino, dove non c'è più un leprotto. Al contrario, cioè ci sono delle razze, poi delle situazioni per le quali si sta creando un problema proprio di equilibrio. Dato anche, non so, per esempio, lupi, orsi e cinghiali non sono certamente in difficoltà numericamente. Assolutamente. Anzi, diciamo che in Europa siamo quelli che hanno più orsi e più lupi in assoluto, e questo sta generando un problema molto grosso anche per la popolazione. Cioè, infatti è di ieri la notizia, quattro cinghiali in autostrada, un ragazzo se l'è vista veramente brutta, è vivo per miracolo, li ha investiti tutti e quattro. Cioè, no, quello che stai dicendo è un altrettanto vero. Ci sono stati dei momenti in cui alcune specie di selvatici hanno rischiato, non dico l'estinzione, però se ne vedevano meno. Adesso c'è un ritorno,
Dalle nostre parti, ad esempio, erano anni che non si vedeva la Pavoncella, e ti faccio Ok. solo un esempio, è tornata. Non dico nei grandi numeri, ma potrebbe essere, tanto è vero che la Lombardia sta pensando di rimetterla tra le specie cacciabili, reinserirla nel calendario. Per altre, l'allodola, ad esempio, stiamo parlando di migratori, e invece è in calo, ma qui è un discorso legato all'agricoltura. Manca l'habitat Certo. dove farla fermare. Ecco, anche questo è un altro discorso che andrebbe affrontato, cioè i miglioramenti ambientali col mondo agricolo. Poi comunque il resto del selvatico lo troviamo abbastanza frequentemente, soprattutto in certi posti dove appunto l'habitat, la biodiversità ha fatto il suo corso nella maniera corretta. Penso che il dialogo col mondo agricolo in questo senso sia fondamentale. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Senti, la tradizione della caccia, come accennavi tu prima, tramandata di generazione in generazione, sembra che abbia subito un po' uno stop, e questo fa sì che i giovani, come avevo accennato prima, non partecipino poi più di tanto. No, infatti, cioè, oggi io parlo per Brescia, Bergamo, o la fascia un po' veneta, dove la caccia alla piccola migratoria da appostamento fisso era molto radicata, era una tradizione che si tramandava da padre in figlio, da nonno a nipote e così via. Oggi la si sta un po' abbandonando, ma la si sta abbandonando per i tanti controlli che vengono fatti, per gli abusi che vengono fatti, per la mancanza poi anche di voglia, perché i ragazzi che vanno ogni anno agli esami sono sempre meno, quelli che intendono fare la licenza di caccia. Mancano gli stimoli, ecco, cioè, penso che alla fine sia tutto lì il discorso. Bisogna trovare gli argomenti giusti. E pizzicare le corde giuste per far tornare a suonare questo strumento che è molto, oltre ad essere sensibile, è anche uno strumento che potrebbe darci dei risultati importanti proprio sul mantenimento della natura, dell'equilibrio tra natura e uomo e sulla biodiversità in generale. Senti, per te la caccia. Cioè, per te, la Sì. domanda è: la caccia secondo te è uno sport, un passatempo? Non mi interessa la definizione, per ambienti benestanti o è uno sport per tutti? Ma io penso che, allora, se lo vogliamo guardare da un certo punto di vista, vai nelle riserve ed è per persone che possono, che hanno una certa disponibilità, non gliene frega niente di spendere 300-500 euro per una giornata di caccia con fagiani lanciati o starne, quello che sono. Io penso che la caccia debba essere ancora un'attività, non uno sport, un'attività per tutti. Perché non è uno sport, dove appunto in terreno libero puoi andare a cacciarti la tua selvaggina, stando naturalmente a quelle che sono Regole. le regole del prelievo, cioè la quantità e così, ma soprattutto deve essere un'attività, cioè non è tanto il prelievo poi alla fine che conta, ma è Certo. poter, non so, girare, vedere il tuo cane come lavora, il tuo ausiliario. Vedere l'animale che passa, vedere, capire, riconoscere magari su certi sentieri, le tracce di certi animali. È lì che è la gioia di vivere l'ambiente, tutto lì per Assolutamente, la natura, il piacere di La stare in natura. mezzo alla natura. Sì. Va bene, senti, allora io ho finito, però volevo Sì. chiederti in chiusura una cosa, se hai qualche novità che riguarda caccia dintorni o se hai qualche cosa di importante, insomma, raccontaci, dacci una novità, dacci una news. Ma no, c'è news, stiamo pensando a una nuova collaborazione, anzi è già definita, partirà il 26 marzo, sì, il 26 marzo alle 8:30, sarà in diretta con l'avvocato, Ah, il ok. martedì sera, mezz'oretta con l'avvocato Franco Bonsanto, che è del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione. Uno dei massimi esperti di pratica venatoria, di attività giuridica venatoria a livello nazionale, e con lui abbiamo deciso di portare avanti per adesso 12 puntate che saranno a cadenza quindicinale, poi vedremo.
C'è già una scaletta degli argomenti, la faremo in diretta sul canale YouTube e poi penso di poterla mandare anche in televisione, ma penso che sia soprattutto, ci sia la necessità di fare una cosa di questo tipo. Certo. Lui esporrà l'argomento e poi a un certo punto daremo la possibilità a chi interviene di porre delle domande, naturalmente relative al tema della serata. O di scriverci in privato se vogliono avere altre soluzioni. Comunque la novità è questa: dal 26 marzo in diretta con l'avvocato Franco Bonsanto. E poi io ho intervistato Aleus e devo dire che effettivamente è uno dei massimi, diciamo, conoscitori dell'ambiente legale legato alla E lui ha carta. molte collaborazioni oltretutto anche con regioni, con assessori, con politici. Lo chiamano e chiedono dei consulti veramente importanti perché è un esperto a tutti gli effetti. Ok. Giuseppe, io ti ringrazio, è stato molto, molto bello. Magari Ma ringrazio te. ne ripetiamo un'altra volta, perché almeno Ringrazio. parliamo, è un'occasione perché io e te possiamo parlare di quello che ci piace. Sì, è vero, hai perfettamente ragione. Hai capito? Abbiamo parlato di libertà e magari sono andato anche fuori dal seminario, ma è No, stato piacevolissimo. no. No, no. Ti ringrazio, a presto e buon proseguimento. Ovviamente auguri per tutte le tue trasmissioni. Ok. Ti ringrazio, ciao, Grazie, saluto la ciao. CPA. Grazie, ciao, ciao.